Ciao a tutti amicici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Me l'avete chiesto in tanti e sono arrivato puntuale come uno svizzero. Se un orologio svizzero o il formaggio svizzero, fate voi. Fatto sta che, come vedete, questo è Super Mario Bros. Wonder, emulato in questo caso sulla ROG Ally. Vediamo prima come va. Ok, anche in italiano sto utilizzando Ryujinx. Dopo magari lo proviamo anche. Oh, Madonna. Guardate quanto è carino. Guardate l'attenzione ai dettagli posta da Nintendo. Guardate. Mario Elefante. Guardate le movenze di questo simpatico Mario Elefante. Tenete presente che questo gioco è stato paragonato a Super Mario World. Guardate la follia di questo gioco, guardate quanto è bello. Come vedete, a parte il gioco, volevo farvi vedere che l'emulazione sulla ROG Ally esattamente. Oh, guardate il tubo lombrico! Ma chi ha... che droga si era fatto? Chi ha pensato a questo gioco qua? È qualcosa di meraviglioso, meraviglioso. Questo è ovviamente il primo quadro. Ma il gioco è perfettamente emulato. Allora, state con me che vi faccio vedere come si fa, ma ne parliamo dopo la sigla. Eccoci qua con la nostra ROG Ally. Allora, di base vi avrei detto di andare ad aggiornare Emudec. Il problema è che Emudec ha dei problemini. Guardate. Non. Io ho ancora il Patreon. Problemi, eh? Ecco, guardate, mi chiede di aggiornare Emudec for Linux, ma questa non è la versione di Linux. Non so cosa sia successo. Se provo a premere, non ne vuole sapere, quindi lo chiudiamo. Che cosa fare? Se voi avete già l'installazione di Emudec, dovete semplicemente far partire Steam. Se voi invece non avete Emudec, dovete utilizzare l'emulatore Ryujinx. Ok? In questo caso, io aprirò Steam. Vedete? Ryujinx. Premo play.
Questi sono, ovviamente, la prima cosa da fare è andare su Help e cercare gli aggiornamenti. In questo caso io l'ho già aggiornato, come vedete, quindi mi dice che sto già utilizzando l'ultima versione. Altra cosa, avrete bisogno di un firmware aggiornato e anche delle keys aggiornate, quindi 16.1.0 sarebbe l'ideale. Le potete trovare su internet. Adesso noi andiamo quanto più in basso possibile. Eccolo qui. Lo mettiamo in full screen. Ricordate di mettere la modalità di controllo gamepad. E così a questo punto ci siamo. Riprendiamo il nostro Mario. Scegliamo un altro quadro. Se avete dei dubbi, scrivete nei commenti, scrivetemi nei commenti, che mi è un po' più comodo piuttosto che ricevuto da voi mail, qualunque forma di... Oh, e qua siamo Mario che lancia palle di fuoco. È spettacolare, eh? Che stupido. Hanno fatto un capolavoro, guardate che meraviglia. E questa è la parte onirica del quadro. Guardate, guardate. Che droghe si erano fatti? C'è della cura nei giochi fatti dalla Nintendo, madonna, che le altre software house non hanno e non sapranno mai. Il mio non è un invito alla pirateria contro Nintendo, anzi vi consiglio di procurarvelo se avete la Switch. Ma se volete, oltre alla Switch, portare con voi anche altri giochi, sappiate che potete utilizzarlo anche sulla roguelike ed è già utilizzabile. Oh madonna, finito altro quadro. Ti visto che spettacolo? Veramente non ci si stanca mai. E allora, questo era Super Mario Bros. Wonder sulla roguelike. Il procedimento è lo stesso anche per quanto riguarda il PC. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che mi inonderete di mi piace, spero che se avete domande me le facciate tutte nei commenti e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Giso e alla prossima!